è bello vedere che da questa idea di Cristina Poccardi, Voci di Mezzo, è venuto fuori uno spettacolo importante e io sono molto fiero di farne parte, molto molto fiero. L'idea è quella di dare voce, la nostra voce in italiano, a questi personaggi così cari al pubblico, e vederci tutti insieme che diamo proprio vita a questi personaggi per il pubblico evidentemente importante, è stata un'idea molto bella. Per quanto mi riguarda personalmente, è chiaro che io ho cercato di rifarmi il più possibile alla voce degli attori originali. Infatti, bontà loro, la produzione inglese, anzi neozelandese, ha detto just like Andy, just like Andy, cioè proprio come Andy. Andy sarebbe Andy Serkis, quello che dà la voce in originale alla... Per quanto riguarda Piton, Piton è un personaggio al quale sono molto affezionato, perché permette, come anche Gollum, permette di giocare sulla duplicità, sul doppio di ognuno di noi, il lato buono e il lato cattivo. E allora per un attore non c'è niente di più stimolante che finalmente tirar fuori il lato cattivo. E forse sì. No, no, non in quel modo. Sì, la vogliamo, la vogliamo. Lui ogni anno dice io non voglio tornare perché annoierò tutti, ogni anno io gli dico che non sarà così, ogni anno entra sul palco e prima ancora che apra bocca cominciano a strillare pazzescamente e non lo lasciano più andare, e quindi lui purtroppo ogni anno è costretto a darmi ragione. Di nuovo un saluto a tutti quelli di Lucca Comics, a Lucca anche, che è una bellissima città, oggi piove ma insomma pazienza, bella lo stesso, e forse alla prossima volta. No, sicuramente, il mio tesoro.